Ciao a tutti i corsari del web, io sono il corsare e quest'oggi siamo ritornati qui su Che Demara di Orphans Ballad. Dopo una notevole assenza di nuovo dal canale, perché qua io sono un attimo semi disperato, perché non so cosa fare ragazzi, cioè qua io cerco un po', cioè ok, adesso sono un po' così, quindi adesso non cerco nemmeno più così tanto, ma sempre la questione del lavoro, cioè vorrei guadagnare un po' di money, però non si trova il modo, cioè, sono triste, cioè, non, ok, sì, un po' come ho detto a Marco una volta, cioè l'altro ieri al Triskel, cioè appunto, è ok che non mando a tutti, perché vorrei avere qualcosa di sostenzioso, non di basso reddito, diciamo, credo sì. Ho bruciato il termine sbagliato. Andiamo avanti. Concentriamoci qua su Kademara. Quindi abbiamo ottenuto il pass reale. Ah, vedo che hai il permesso di viaggio reale. Tu puoi procedere. Grazie. Frogart Swamp. Le paludi di Frogart. Ah, i nostri classici bauli dove tu non vai mai a guardare. Cosa c'è? Tè bianco, come si apre il menu? Ah, eccolo là, white tea. A cosa serve? Rigenera 200 punti magia, ma wow. Oh, nemici! Sono dei slime stupidi, che hanno anche attaccati per... Perché avete attaccato per primi, maledetti mostri alga? Mania delle amebe siete. Molto bene, vediamo un po' cosa ci hanno dato sti... Ehi, Redoubt, è una nuova skill, adesso vediamo cosa fa, un tè bianco, ma io non berrei un tè bianco dato che era all'interno di una di queste amebe qua. Vediamo The Irdre, Redoubt ha insegnato, eh. Watch the look on their stupid faces when you shrug that off, this removes dizzy or confused. Ok, praticamente quando schernisce il nemico, tipo avete presente lo smug degli anime, quelle cose che uno si dispera, dopo tu lo guardi e fai e ride, fai ridacchi di fronte a lui magari anche. È quello là, va bene, rimuove delle alterazioni di stato. Qua c'è un'altra cassa che non avevo minimamente. Cosa sono? Delle zecche, delle cose, delle tarantole, delle paludi. Certo. Oh, finally. Mamma mia che qua ci stava per morire. Qui subito. Dopo leggiamo cos'è la Froggy Coin. Sì, voglio salvare. Grazie, voglio salvare sul 10. Salviamo sul 10. Ah, strano che non ci sia stato nessun evento. Froggy Coin. Vediamo che cos'è, a cosa serve. Ah, ok, questo può sembrare inutile per te, ma forse per qualcuno può essere una valuta anfibea. Ci sarà un mercato... Nella distanza senti! Bene! Spero che vengano su a prendere... Ah! Così. Una pecora? Non dimmi che parla. Talking sheep. Va bene, cioè... Oh, io, bah, mi devi aver sentita. Tutti straniti. Quella pecora ha parlato. Ma chi sei, pecora parlante? Chi sei tu? Non sono una pecora, sono... C'hai la stessa mania della mezzelfa qua che tratta... Il pollo come un gatto. Bella rana che sei, certo. Che sciocca che sono stata. È così carina. Beh sai, se ti fai un po' indietro posso spiegare. E dopo si avvicina lei, ma scusa, eh. Grazie. Lasciate che mi introduca. Sono una rana eremita che vive in queste paludi. Il mio nome è Herman. Herman la rana, eh? Wakka! I mean, Wubza! Vabbè,
vabbè, no, no. Sono stato polymorphed come Hearthstone, che si trasforma in pecora. Sono stato trasformato in pecora da qualche stregone vagante che mi ha, che non mi può cam- che non mi può tor- trasform- che non mi può far tornare indietro. I miei amici eremiti hanno provato ad annullare l'incantesimo, ma non hanno potuto. Quindi mi hanno lasciato qui solo. Quindi mi hanno lasciato qui da solo. Da sola, da solo, non lo so. Una rana, quindi sarà femminile, da sola. Immagino che siano stati dei bravi amici per provarci. Aspetta. Ma gli eremiti non vivono da soli? Sì. Ma organizzo incontri mensili per noi, per radunarci e discutere di cose da eremiti. Tipo dei buoni affari per Sandali, o come mantenere dagli 8 ai 10 denti? Solo il vecchio Herman è una manciata di eremiti. Ma? Insomma, non so come tradurre, insomma, gli piace comunque questa forma, si abitua. Cioè, orribilmente drammatico per un eremita. Non ho capito, allora non ho capito. Ok. Beh, come possiamo aiutare? Quel fiore là, quanto mi pagate se ho ragione? Sì! Ho letto riguardo... Ho letto riguardo il polymorphing, cioè ovvero la trasformazione... il maleficio per un totale di 10 minuti, quindi penso di essere pronta per provare... Oh no! Sta tremando! Oh Gesù santo! Una piccola carina rana pecora ha bisogno di un grande abbraccio di Amy. Non si riesce a capire nulla. Cioè, quella ragazza con la gallina spaventa lo slime fuori da me. Lo fa? Non puoi sentire il mio battito del cuore? Il mio pet è un gatto, cioè il mio animale è un gattino. È per questo che si chiama Mr. Kitty McFluffikins. That's a kitty? Cioè, quello è un gatto? Sì, certo! Esattamente come tu sei una rana, no? Esatto, ehi, sei tu quella a parlare, palla fuffosa. Va bene! Perché dovremmo cacciarci nei guai per provare a portarti nella tua vecchia forma? Stiamo cercando di arrivare a Orland e abbiamo bisogno di continuare sulla nostra via. Perché voi non potrete andare finché non sarò curato da questa maledizione. Ma non è vero, ma che stronzo, che maledetto! Ehi, questa qui è un trattamento? Easy there, Knuckles. Non so se intende quello di Sonic, insomma, un soprannome. C'è una nebbia malvagia qui, che fa ripetere tutte le cose in loop. È come un labirinto. Non posso aiutarvi a scappare in questo stato. Le pecore fanno cattivi maghi. Ho bisogno di ritornare indietro per aiutarvi. Va bene. Ah, insomma, le do ragione. Il conto ufficiale per i maghi pecore è zero. Quindi, di che cosa hai bisogno? There's a reddish. Pinkish. No, c'è una radice rosata. Sarebbe molto più facile se non fosse accecante. Di che forma è? È quella roba. Is a huge flower. Biggest in the più grande della farude. È un grande fiore senza spine. Solo a est. Ma è a ovest! Non potete mancarlo. Tende sempre a sfavillare. Trovatene uno e portatelo da me. E là! Salta nella palude. Cos'è sta roccia? A cosa ti serve sta roccia? Perché hai un masso qui? Mi piace quel masso. È un bel masso. Non facciamo domande. Ma è là! Poi è strano che con Trefalo non c'è stata nemmeno una cazzi, molto strano. Te bianco, poi qua cosa abbiamo? Basta con sti mostri, basta con le tarantole, basta! Mamma mia, sti ragni,
altro tè bianco. Ma perché devo andare a est se il fiore è a ovest? C'era un fiore anche a est. Va bene, ho un'altra froggy coin. Probabilmente sarà quella rana eremita, il co. Non farò domande. Grande fiore senza spine. Cioè, bravi! Cioè, adesso non so qual è il trucco. Non so se è la stessa mappa che si ripete andando a destra. Però nel caso che sia invece un loop vero, ottima programmazione. Non so come si fa, però... Ah, si vede! Teoricamente è un loop. Figo, ottimo. Tieni sto fiore, rana pecora. Eccellente! Oh, Gesù santo. Ora lasciate che mastichi questo per un minuto o due. Ah, ha sbagliato. Per il grande corno o qualcosa del genere. Perfetto, adesso sono un ogre. Oh no. Niente più coccole da pecora. Ok, quindi da ogre puoi portarci fuori da questa palude o cosa? Dovresti. Ho sentito di due o tre maghi ogre in tutti i miei viaggi. Beh, non ha proprio funzionato come speravo. Ma un patto è un patto. In più, sembrate un branco di gentili ragazzi. Ok, prendete questo con voi e dovreste poter lasciare cosa? La gemma Froggy. Oh, sì. Volete raggiungere Orlan, giusto? Wowza! Ribbits. Allora, Ribbit è tipo... I ranocchi sanno come teletrasportarsi. Non chiamarmi più in quel modo. Ma se lo vuoi, posso mandarvi direttamente là. Dal momento che ho i pollici di nuovo. Le rane non... Solamente tenete stretta la gemma Froggy e vi dirò e formulerò le parole magiche, per favore. Ridi? Oh, certo ridi. Non dire per favore che sennò ti ammazzo. Ok. Oh Gesù. Citazioni di grande rilievo a Shrek. Uscite dalla mia palude! Andatevene dalla mia palude, che bella quella scena di Shrek. Dove ci ha mandati? Dove ci ha mandati? Vabbè, ok. Sono abbastanza sicura che Orlan non sia nel sottosuolo. Quindi immagino che sia il posto sbagliato. I ranocchi non sanno come teletrasportarsi. Dopotutto. Magari era triste di non essere ancora una piccola pecora. Se... Questa decisamente non è Orland. Ora che ci penso non ho la più minima idea di che posto sia questo. Bene. Speriamo di poter trovare una via d'uscita. Cosa ne facciamo della gemma Froggy? Ce l'hai ancora? Sì. Sono sicura che potremmo usarla e Tessa può... Si è rotta? Che cosa stai guardando, Tessa? Perfetto, immagina. Gesù. Ah, stavo mirando i frammenti rimanenti della gemma Froggy. Ah, ok. Cosa? Dai. Cosa? Wait. What? Cosa? Già. Si è rotta in un mucchio di pezzettini. E questi non sono nemmeno tutti quanti. Ci sono comunque alcuni da trovare. Oh no! Non so se potrò sopportarlo. Anche io. Stiamo combattendo mostri non stop. Non sono sicuro che potremo farcela. No! Sono solo terribile con i puzzle. Vabbè, idiota. Come lo so. Baka! Bene. Quindi adesso è in pezzi. Cosa dovremmo fare? Potrebbe andare peggio. Shh, non dirlo! I pezzi potrebbero essere finiti in un altro piano dimensionale o in un differente piano d'esistenza.
Immagini che sia quello il peggio? Ecco! Li prenderò per sicurezza. Hai ricevuto il shard della Froggy Jam. Quindi adesso ne abbiamo uno. Abbiamo uno di questi. Ma non possiamo essere certi che tutti quanti siano qui. Dal momento che questa è una caverna, ci sarà sicuramente qualche mostro da combattere. Quindi cerchiamo un posto per riposarci. Lassù in alto. Frustrata per la prima volta. Perché in questi posti non vivono delle robe coccolose? O perché i mostri non possono essere gentili e pacifici? Guarda, perché se no non si chiamerebbero mostri, cioè non so. Riposiamo a questo falò. Vediamo se c'è una cutscene. C'è una cutscene. Froggy Sewer. Uno scheletro femmina. Salve piccoli. Eh? Ah! Perfetto. Ehi, stai indietro. Mrs. Embalmo. La testa la con... Cosa ci fai qui, Miss Embalmo? Dal momento che non ho il requisito di avere un belly, no? Cioè, insomma, per fare la danzatrice, un ventre per fare la danzatrice di ventre, credo che sono in mezzo al lavoro per il momento. Tessa, come incontri queste persone? Signorina Embalmo? Ah, signore Embalmo, cosa significa che c'è anche un signore Embalmo? Oh no, sweetie, oh no, dolcezza, è solo un titolo onorario. Ok. Nessun altro salterà fuori per spaventarci. Hai bisogno di un ventre per fare la danzatrice di ventre? Questo è un colpo duro. Che cosa farei adesso? Oh Gesù. Qualcun altro non trova strano che stiamo parlando a uno scheletro? Ah, è un costrutto di calcio, Dizzy. Non è la stessa cosa. It's fine, Hon. Allora, Hon è una cosa per fare, perché guardando The Worst Primate Ever, c'è Coso che dice, you okay, Hon? Cioè sì, insomma, sarà una cosa. Va bene, amica, lo faremo così. Sono una sorpresa per la maggior parte dei viaggiatori di superficie. Parlando d'altro, quella è quella Froggy Jam che si è distrutta in mille pezzi, era vostra? Non funziona se è rotta. Sì, lo sappiamo. Se volete uscire di qui, posso usarla per farvi... insomma, posso farvi uscire da qui. Potresti? Sarebbe molto utile. Ho solo bisogno che voi raccogliate tutti i frammenti della Froggy Jam. Così io la potrò riassemblare nella Froggy Jam originale. Ok, dobbiamo solo trovare i pezzi attraverso qualche mostro qui e prendere i shard. Suona facile, abbastanza facile. Hai ragione a metà, tesoro. Che cosa significa Alfright? Cioè, cosa significa a metà? Ah, non ci sono mostri qui. Ah, è meraviglioso! Quindi sono ritornati a vivere con le loro famiglie mostri in pace? No. È perché ho fatto io questo. Ah no, è perché ho fatto questo. Molto spaventoso. Ai. Io non penso di essermi allenato abbastanza per questo. Non gridare, Deirdre. Sei una grande ragazza adesso. Hai 15 anni. Uzza! È stato grandioso, Miss Embalmo.
Puoi insegnarmelo? Essere svenuto in piedi. Proprio figo, vero Caleb? È morto. Oh. È morto! Qualcuno gli faccia la respirazione bocca a bocca! Guardate, sono sicura che posso insegnargli qualche nuova abilità. Troverò sicuramente qualcosa che sia di vostro... Che vi stia bene. Ah, non posso aspettare. Che cosa stai tenendo in mano, Scraff? Gli è preso un attacco di cuore. Qualcuno glielo faccia ripartire. Dai un lightning bolt. Preoccupatevi solo di cercare i frammenti della cosa che io possa mettere. Cioè, quello, la Froggy Gem, ricostruire. A quel punto potremmo andare ad avere qualche divertimento. Penso che ne manchino solo 4 da trovare. Potete imbucarvi nei buchi per andare in giro per la caverna. Esattamente come nei Sewers di Longdale. E tu come lo sai? C'eri anche là? Accusazione, conferma? Sì, lo sappiamo, però come fai a saperlo tu? Quando arriverò sarò qui pronto ad aspettarvi. Kraken! Goliath Pupusus! Quel pagliaccio nella taverna di Longdale non era comparato agli errori che avremmo dovuto incontrare. Trova tutti i frammenti e riportali a Mrs. Embalmo. Ma qualcuno non ha curato Caleb dall'attacco di cuore? Ah, Jesus Christ. Ma direi che per ora possiamo anche salutarci qua. Direi che è più che onesto. Mi signori, io spero che questo video di Kamehameha vi sia piaciuto. Io sto ancora lavorando per la nuova serie che arriverà, il nuovo format che cambierà un po' l'argomento principal del canale. In realtà non ci sarà nemmeno più un argomento principale del canale perché ormai starò facendo praticamente di tutto. Però vabbè, comunque sia, ci sto lavorando, tra un po' arriva. Devo solo capire un po' come... Cioè, l'ho già capito, devo lavorarci su. E poi Siok non si fa ancora vedere, ci si sta cominciando a preoccupare un pochettino del Siok. Sono sicuro che sta bene. Spero. Non vorrei che abbia perso troppo sangue, cioè... Ok che non sanguinavo troppo quando mi sono ferito, però... Cioè, sanguinava abbastanza. Spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi lascio in descrizione i link per i miei social, condividete il video per supportare il canale per la prossima volta, con un nuovo video di qualunque cosa avverrà. Arrivederci! Whee!